Buongiorno, bentrovati a tutti con Metropolis. Oggi parleremo del caro bollette, quindi i nostri ospiti in studio ci sapranno rispondere con le proposte anche dei partiti in vista delle elezioni del 25 di settembre. Ma prima un po' di rassegna stampa, quindi vediamo le ultimissime anche dal web insieme ad Alberto Carreras. Bentrovato. Buongiorno, bentrovati a tutti. Ciao Stefani. Allora, con le notizie partiamo con il Corriere della Sera. Come sapete, sono giorni dove si discute molto del risparmio energetico a causa del caro bollette. Ebbene, il Corriere ci dice in apertura che il ministro Cingolani propone, tra le altre cose, che i termosifoni vengano abbassati di un grado, la temperatura ovviamente nelle abitazioni, e forse addirittura spenti fino a novembre, perché tutto questo potrebbe consentire ovviamente un risparmio notevolissimo. E sempre in tema, per così dire, di risparmio energetico, adesso c'è anche questa notizia: si sta studiando la possibilità di imporre l'ora legale tutto l'anno, così si possono risparmiare addirittura fino a 500 milioni di euro. L'ora legale è quella che stiamo vivendo in questo momento, quella che va dalla primavera sino all'autunno. La richiesta parte dalla Società Italiana di Medicina Ambientale ed è rivolta al governo Draghi. Questo passaggio permanente, allora legale, consentirebbe di guadagnare un'ora di luce ogni giorno, facendo risparmiare 1 miliardo di euro solo nel primo biennio. E il Corriere della Sera poi ci informa anche su altre cose, tipo i supermercati, sempre in ambito risparmio, ci dice quali sono quelli più convenienti, come risparmiare fino a 3.000 euro all'anno. Anche Repubblica non è da meno: nel suo sito web segue anche la giornata politica in diretta in primo piano, quindi con le parole di Conte, l'agenda Draghi contro la democrazia, e poi Speranza Meloni, le tue invettive come quelle dei Novax, e le parole di Cingolani con i termosifoni accesi un'ora e un grado in meno. Poi passiamo ai sondaggi. Sondaggi con Fratelli d'Italia che allunga sul PD, sono separati da quasi 2 punti, e il Movimento 5 Stelle che insidia il terzo posto della Lega. Forza Italia a questo punto ha l'incubo di finire dietro a Calenda. E per quanto riguarda la giornata politica, ovviamente è in aggiornamento, certo, la news, quindi seguiranno altre idee e parole da tutti i punti di vista, quindi non solo carta stampata, non solo web, ma anche social network. Quindi Berlusconi che è sbarcato su TikTok, ciao ragazzi eccomi qua, e poi risponde Renzi, per molti di voi sono quello del first reaction shock. Ecco, tra l'altro dobbiamo dire che oggi è una giornata anche importante, perché a Milano si attendono le famose liste elettorali, i giudici devono decidere quali saranno le liste ammesse alle elezioni. C'è anche una curiosità da questo punto di vista internazionale, ebbene ce ne parla sempre il Corriere della Sera: il vicepresidente di Lukoil, Maganov, è morto dopo essere caduto dal 6° piano di una clinica a Mosca. Naturalmente è una cosa inquietante, è un giallo, vedremo come andrà a finire. E sempre il Corriere ci dice anche che i famosi ispettori della IEA, la società internazionale che si occupa dell'energia nucleare, sono in zona russa, sono arrivati alla centrale nucleare, e quindi nei prossimi giorni ne sapremo di più, inizieranno i controlli. Ecco, dal Fatto Quotidiano dei dati Istat importantissimi che commentiamo insieme, commenteremo tra poco. Il traino del turismo non basta, e quindi a luglio 22.000 occupati in meno, tutte donne. Primo calo da agosto 2021, quindi aumentano soltanto i precari. E il PIL, la rivista rialzo dall'1,1% con la crescita del secondo trimestre. Ecco, abbiamo anche notizie di cronaca sul Corriere per quanto riguarda l'edizione di Milano. Ebbene, il violentatore, ne abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale, il violentatore del monopattino, è iniziato il suo interrogatorio, dice: non ricordo niente di quelle sere, bevevo e prendevo psicofarmaci. C'è anche un'altra brutta notizia: una fuga di 3 giovani dopo aver compiuto un furto è finita
con una certa tragedia. Infatti, uno di questi giovani è caduto per 15 metri, un 19enne, è caduto in quello che è una rampa di un garage in zona Via Salasco a Milano ed è in gravi condizioni ricoverato in ospedale. Infine, un'altra notizia sempre in tema milanese, il campo Roma abusivo di Via Vaiano Valle verrà chiuso definitivamente dopo 25 anni. Le 37 famiglie che vivevano sono state trasferite in case popolari. Ecco, approfondisce questa notizia anche Repubblica nella sua edizione proprio di Milano, dicendo che e riportando le parole di Granelli, le giunte di destra lo hanno tollerato per ben 14 anni e tra l'altro ricordiamo che è esploso il contatore, quindi l'attività era iniziata da alcune settimane per allontanare le 33 famiglie, poi 140 persone di cui 65 minori sono ora in accoglienze abitative temporanee e tra l'altro con la chiusura e sequestro di questa area di fatto il campo ha avuto questa problematica e ci sono stati 3 feriti. Per quanto riguarda il Giorno, invece, che punta sempre un po' l'attenzione sulla cronaca nera, ebbene a Milano è qui un'altra violenza, una ragazza, una donna è stata trascinata e stuprata nel parco dietro al locale. Stiamo parlando del parco Sempione, zona via Alemagna, e una denuncia naturalmente di questa ragazza uscita e dopodiché pare sia stata stuprata nel parco. Le indagini ovviamente sono in corso. Altra notizia invece riguarda la metropolitana, la linea 4, sapete, in costruzione, tra breve dovrebbero essere inaugurate le prime stazioni. Ebbene, c'è un problema sui mutui, sulle spese extra, e ritardi e bollette sotto accusa, cioè i costi si sono ingigantiti e dunque anche il Comune di Milano avrà grossi problemi a portare a termine la linea 4 del metrò. Ecco, con la nostra rassegna entriamo sempre più nel vivo di quella che sarà la puntata di oggi di Metropolis con l'Huffington Post. Confindustria reclama il tetto al prezzo del gas. Senza forniture russe si spegne un quinto dell'industria. E le parole di Bonomi che chiede al governo Draghi di fissare subito un price cap nazionale se non europeo, perché c'è un terremoto economico da evitare. L'Unione Europea, situazione molto critica, i rischi di interruzioni di fornitura di gas che purtroppo si continuano a rafforzare. E sempre il Giorno, ci dice che gli artigiani sono davvero molto arrabbiati con la questione del bonus di 200 euro, loro non l'hanno ancora ricevuto, si profila un click day, in pratica bisognerà prenotarsi tutti via computer, probabilmente il 15 settembre, e questo non piace, viene definita una lotteria perché naturalmente potranno accedere al bonus solo i primi che riusciranno a collegarsi e non gli altri, e quindi questo monta la protesta nell'ambito artigiani. Allora Alberto, io andrei avanti per ore perché le notizie sono davvero tantissime, ma abbiamo i nostri ospiti che aspettano, quindi adesso certo. Ti ringrazio e ti saluto. E io devo dire che poi ci rivedremo questa sera alle ore 18 con Pronto Telenova, partiamo dando la parola al professor Pierangelo Clerici, ovviamente parleremo dell'evoluzione del Covid e di quanto si sta facendo. Non mancheremo, noi vi aspettiamo tra pochissimo per parlare di caro bollette, come salvare famiglie e imprese. A tra poco. Ben ritrovati con Metropolis. Allora, come promesso, entriamo nel vivo del nostro dibattito di oggi. Le notizie le avete viste, sono tante. Mi raccomando, i telefoni sono aperti. Il numero lo vedete in sovrimpressione, 02 43 43 34 34, e il numero per i WhatsApp. Quindi ho qua il telefono, mi raccomando, scriveteci e lo leggeremo insieme ai nostri ospiti. Oggi parto dalla mia destra, Franco Mirabelli. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno a voi. Candidato al Senato nel collegio plurinominale di Milano città metropolitana, corretto? Esatto, sì. Quindi in questa campagna elettorale sempre più nel vivo, do il bentrovato anche ad Andrea Monti. Buongiorno a tutti. Buongiorno, consigliere regionale della Lega. Esatto. Abbiamo anche un ospite via Skype, quindi saluto e do il bentrovato anche a Rocco Bronte, vicepresidente dell'Associazione Imprenditori Nord Milano. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Assolutamente, è un piacere per noi. Vi ricordiamo, telefoni aperti per parlare del caro bollette, quindi come salvare le famiglie e le imprese. L'abbiamo visto in questi giorni, l'abbiamo letto nei nostri giornali, l'emergenza energetica è ormai alla portata di tutti, c'è una campagna elettorale che ha proprio bisogno di essere accesa con questi temi di grande interesse quotidiano, Mirabelli. Ma io credo che questo delle bollette sia un tema tragicamente presente, su cui non credo abbiamo bisogno di fare la campagna elettorale, credo che dobbiamo trovare le soluzioni. È un problema che sapevamo esserci, è un problema che sicuramente avremmo potuto affrontare meglio se non fosse stato fatto cadere il governo. È un problema che si affronta come? Oggi in Europa cercando risposte di lungo periodo, prima tra tutti quella di fissare a livello europeo un tetto per il costo del gas e separare il costo del gas dal costo dell'elettricità. Nel breve credo abbiamo bisogno, con questo decreto aiuti, di mettere in campo ulteriori misure di sostegno alle imprese e alle famiglie. Noi oggi abbiamo presentato due emendamenti, uno per raddoppiare il credito d'imposta alle aziende energivore, prolungandolo anche nel terzo trimestre di quest'anno, e abbiamo proposto di ampliare la fascia dei beneficiari del bonus che abbiamo messo con un precedente provvedimento, pensando alle famiglie fino ai 20.000 euro di ISEE. Ecco, credo che queste siano le misure che dobbiamo mettere in campo, sapendo che molto riguarda l'Europa e la possibilità di creare una serie di provvedimenti che ci portino definitivamente fuori. Ecco, a questo punto sento subito Monti, che è qui con noi. È fattibile quello di cui parla Mirabelli dal vostro punto di vista? Ci sono i fondi poi per andare a fare questo tipo di provvedimenti? Ma non solo è fattibile, noi in queste settimane, in questi giorni, ma direi anche in queste ore, stiamo chiedendo un intervento molto più importante e pesante al governo. Un governo che, anche se siamo in piena campagna elettorale, come sappiamo, è un governo che è in carica e ha tutte le possibilità di prendere provvedimenti d'urgenza. Noi oggi abbiamo la necessità di fare tutto quello che è necessario per evitare innanzitutto di far chiudere le imprese. Ormai siamo a settembre, è iniziato settembre ed è iniziato quindi quel periodo che ci porta all'autunno caldo, che da mesi noi diciamo: attenzione che l'autunno sarà difficile per le imprese e per le famiglie italiane. Qualcuno non ha già qualcosa, aperto. Appunto, quindi noi non possiamo permetterci che il sistema produttivo, noi qui siamo in Lombardia, l'Italia come sappiamo è la seconda manifattura d'Europa, la Lombardia è traino in questo settore di tutta l'Italia, non possiamo permetterci che grandi industrie non riaprano. Perché se non riaprono, se chiudono le industrie, i costi poi sociali, ma i costi che dovrà affrontare anche dal punto di vista del bilancio il futuro governo e l'Italia in generale, i contribuenti italiani, saranno ancora maggiori rispetto a un intervento che oggi probabilmente non trova le coperture, quindi bisognerà ampliare il deficit, questo mi sembra evidente. Ma probabilmente non intervenire oggi farebbe sì che si innescherebbe una crisi sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale, che avrebbe dei costi maggiori e da cui difficilmente poi potremmo uscire nel breve. E anche quindi intervenire subito, fiducia, intervenire poi in maniera massiccia. Noi non possiamo permetterci che alle imprese arrivino bollette insostenibili, imprese, famiglie, negozi. Tutto questo non è
non è possibile da accettare, ma va fatto oggi, va fatto adesso. Anche questo... perché sono notizie di cronaca, le abbiamo lette poco fa, quello di tante imprese che stanno chiudendo, settori da quello della sanità a quello del cinema, dei teatri, delle piscine, i comuni, insomma non ce la si fa più. Allora abbiamo qui la fortuna di avere ospite via Skype Rocco Bronte, che è vicepresidente di un'associazione di imprenditori e tra l'altro anche lui stesso imprenditore, che ha raccolto anche quelle che sono le situazioni, corretto? Dei vostri associati. Sì, sì, vorrei un attimo rispondere ai due interventi che sono appena stati fatti, perché quando sentiamo dire sapevamo già, è da mesi che, insomma, quello che si chiede probabilmente alla politica è quello di andare a lavorare sugli scenari possibili. Non si può soltanto spegnere l'incendio, bisogna fare in modo che questo incendio non parta. E quindi oggi ci ritroviamo in una situazione catastrofica dove si parla di credito d'imposta che bisogna assolutamente affiancare a una rateizzazione, perché alle imprese serve liquidità e quindi la liquidità serve per lavorare, per pagare le cose. Rateizzare queste bollette deve essere è importante. È importante dare, abbiamo degli imprenditori che oggi, parliamo dei piccoli, un bar che si è visto arrivare una bolletta del bimestre che era da 1000 euro, adesso è arrivata a 5000, a quanto ce lo deve vendere sto caffè? Per fare che cosa poi? Per usare dei frigo e l'aria condizionata, quindi figuriamoci chi produce, e chi produce ha il problema anche dell'innalzamento delle materie prime. E quindi tutto questo non va visto nell'attualità, nel momento dove dobbiamo trovare emergenza, tutti in emergenza per risolvere il problema. Dobbiamo pensarci prima. Noi imprenditori siamo abituati a fare piani a 2 anni, a 5 anni, e questo dovrebbe essere uno standard della politica: risolvere i problemi attuali ma pensare a quelli futuri. Allora Bronte, adesso rispondiamo subito con Mirabelli, che vedo che vuole rispondere. Tra l'altro ne approfitto anche per leggere già un messaggio che ci è arrivato sul nostro WhatsApp da Pino: non è giusto che aumentino i costi a noi per una guerra che non ci riguarda. Vabbè, intanto io sono d'accordo con Bronte anche sulla necessità di introdurre e mantenere la rateizzazione, oltre che raddoppiare il credito d'imposta. Però voglio dire, sapevamo che ci sarebbe stata questa situazione. C'è una politica che stava lavorando per creare in Europa le condizioni per il tetto al costo del gas. Quello che chiedeva Draghi a febbraio. Cosa che Draghi stava lavorando per affermare. Quindi una politica che il tema di come intervenire per limitare i danni se l'era posto, e c'è una politica che ha fatto cadere il governo e che oggi ci consegna questa situazione in assenza di un governo nel pieno delle sue funzioni. Per cui io sono d'accordo con Bronte, non accetto l'idea che sia responsabilità di tutti. Ci sono responsabilità chiare. Oggi paghiamo il fatto di non avere un governo nel pieno delle funzioni. Nonostante questo, credo che dobbiamo lavorare, come ho detto, per mettere in campo misure che peraltro mi pare oggi sono state annunciate per settimana prossima dal governo. Ecco Monti, io ci ho letto una velata frecciata alla Lega. Non è velata, credo ai 5 frecciata. Stelle, perché è cronaca, tra l'altro noi l'abbiamo ascoltata personalmente Radio Radicale, dibattiti, sì. Mirabelli penso che essendo al Senato li ha ascoltati in viva voce. Neanche parlato, ho anche parlato, ecco, quindi ho sentito anche Romeo. Qui,
Ecco, esattamente. Quindi nelle parole di Romeo, che erano chiare, la Lega era pronta ad andare avanti in un governo ancora, pensate un po', in maggioranza con il Partito Democratico. Okay? Il problema è che c'è stato i 5 Stelle, quindi probabilmente Mirabelli faceva riferimento ai 5 Stelle, forza politica che devo riconoscere proprio a causa di questa decisione, diciamo, non ha visto nascere l'alleanza PD 5 Stelle alle elezioni. Noi eravamo pronti a continuare però, con questa esperienza di governo che non ci entusiasmava. La condizione del PD è stata o con 5 Stelle o senza. No. I 5 Stelle non hanno votato la fiducia e poi non è che voi avete votato contro. Noi non abbiamo votato la fiducia. Ripeto, il Partito Democratico non ha accettato di rifare un governo senza i 5 Stelle, probabilmente pensando che potessero essere loro alleati nelle elezioni, poi così non è stato e siamo in questa situazione. Però siccome a me non piace stare qui a fare polemica su quello che è stato, perché quello che è stato non si può cambiare, io capisco la politica da qui ai 2 anni, la critica magari per cui si poteva arrivare prima, non siamo arrivati con i provvedimenti in Europa sul tetto massimo del gas, Bronte, no? Magari smantellare anche questo sistema, per cui gli effetti della speculazione sono evidenti in uno scenario come quello della guerra, che c'entra in parte, perché poi sappiamo che l'innalzamento dei costi era partito prima del febbraio di quest'anno. Però dico a Bronte, c'è la possibilità per le imprese di attendere 2 anni? Io credo di no. E oggi non c'è la possibilità per il bar di cui si faceva riferimento di aspettare 2 anni di bollette e tra 2 anni magari siamo riusciti ad arrivare al tetto massimo del prezzo del gas. Non ce lo possiamo permettere, allora dico, in questa situazione, come giusto che sia, una situazione di emergenza, bisogna intervenire con uno strumento d'emergenza. Un governo in carica c'è, fa un decreto e mette risorse importanti, se serve anche ampliando con lo scostamento di bilancio il deficit, ma noi dobbiamo far sì di preservare la capacità produttiva e anche di vivere delle famiglie. Allora, devo adesso, un attimo però, interromperti, è un argomento assolutamente interessante. C'è una telefonata da casa, sentiamo chi parla. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Francesco da Varedo. Bentrovato. Allora, è inutile dire, attorno, io ho 70 anni, signora, sì. Signorina. Signora, ecco, no. Schiacciato qualcosa, penso di averle messo giù, ma non era per il signorina, lo giuro. Ci richiami assolutamente, la rimandiamo in onda, vediamo. Proviamo? Pronto? No. Vabbè, non è la mia giornata. No, dicevamo che però concretamente Bronte è un po' quello che stava dicendo, che stavi dicendo tu, vi do del tu. Le parole Grazie. Di Monti, ovvero che adesso non è più il caso di rimpiangere, ma di intervenire per evitare di spegnere poi il fuoco. Certo, però nel frattempo sì. Lavoriamo per lo scenario futuro, cioè nel frattempo cerchiamo di fare una politica dove i politici facciano più rete tra di loro, anche se di partiti diversi, per risolvere dei problemi del paese. Chiedere all'Europa con forza di essere un'Europa sempre più uguale nel risolvere i problemi, sempre più unita e soprattutto di pensare al creare le situazioni per avere i nostri gasificatori, per avere tutto quello che ci serve per produrre energia pulita, per produrre energia buona, per pagarla di meno, per averla sul nostro territorio, visto che le possibilità ci sono, l'Italia è bagnata dai mari, ci sono i venti, c'è tutto quello che ci serve per l'energia pulita. Devo interrompervi perché ho la pubblicità e poi devo recuperare il nostro telespettatore, mi scuso, resta in attesa, parliamo anche dei rigassificatori e continuiamo, quindi a tra poco. Eccoci in studio con Metropolis, avevamo a debito la telefonata del nostro ascoltatore, eccoci. Pronto? Pronto. Allora, io non so se lì c'è qualcuno che si ricorda a proposito delle bollette, del caro bollette, dell'inflazione, si ricorda della scala mobile, della contingenza e via via. Penso che così si era. Beh, non se lo ricordo, signora. Io ero un po' piccolo. Io 70 anni me lo ricordo. Se lo ricordano, se lo ricordano. C'era la contingenza. Ogni sì. 3 mesi si aumentava lo stipendio secondo l'inflazione. E adesso non c'è più. Quindi perché vorrebbe che fosse ripristinato. Non giriamoci troppo attorno alle cose.
hanno tolto tutti i servizi, le cose sociali, il welfare è scomparso. Ok, quindi di porre attenzione a questo per guadagnarci. Chiarissimo, grazie. Grazie. Buongiorno, allora il telespettatore ci sta dicendo di porre attenzione a questo tipo di politiche. Ma il telespettatore pone una questione che va oltre la vicenda delle bollette, perché l'inflazione è partita prima della guerra in Ucraina, dopo che siamo usciti dall'emergenza pandemica. Il costo della vita è cresciuto. Il telespettatore dice: recuperiamo il meccanismo della contingenza che in parte vive ancora per i pensionati. Io non so se è possibile, però penso che ci sia un tema, e il tema è che i salari in questo paese, mentre i prezzi continuano ad aumentare, sono fermi da molti anni, contrariamente a quello che avviene negli altri paesi europei, a prescindere dal fatto che ci sia o non ci sia la contingenza. Io penso che questo sia il primo problema: dare più forza ai salari. Noi abbiamo proposto un taglio drastico delle tasse sui salari per lasciare l'equivalente di un altro reddito, di un'altra mensilità. Quindi abbassare le tasse di fatto alza lo stipendio. Per lasciare l'equivalente di un'altra mensilità nelle tasche dei lavoratori. Questo è un problema serio, quasi quanto quello di fare una battaglia contro i salari da fame, ponendo la questione del salario minimo. Nessuno deve poter lavorare con 3 o 4 euro all'ora di paga. Queste sono due questioni molto importanti che vanno insieme al tema dell'emergenza bollette e al tema dell'inflazione. Abbiamo risposto, sentiamo anche gli altri nostri ospiti, prima però telefonata da casa. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi parla? Buongiorno signorina, io mi chiamo Enrico Pagani. Sì. Piacere. E telefono da Besana Brianza. Prego, l'ascoltiamo, molto piacere. Ecco, io volevo dire questo signorina. Sì. Purtroppo il costo del gas è estremamente elevato. Io personalmente dal periodo di febbraio a giugno ho pagato di 3 bollette qualcosa come 1500 euro suddiviso in 3 per il riscaldamento. Quanto è aumentato dall'anno scorso più o meno? È, come minimo è triplicato. Bene. Per cui, ma però volevo dire questo, sì. Ha un'origine tutto questo, perché purtroppo la nostra dipendenza totale che dalla Russia, e dobbiamo ringraziare un signore, si chiama Enrico Letta, che nel 2013 firmò 28 trattati, esattamente nel novembre del 2013, che ci legava alla Russia, con 28 trattati ci faceva ritirare solo dalla Russia il 40% del metano. È bene che la gente se lo ricordi questo, perché sono cose che sono meriti, tra virgolette, che uno se li dovrebbe assumere. Noi avevamo prima una dipendenza dalla... Chiaro, chiarissimo il concetto. Ha terminato, che nel caso rispondiamo? Ecco, mi permetto di concludere dicendo appunto sì. Questo. Ora è ovvio che con questa situazione dell'Ucraina siamo costretti a rincorrere il gas e farlo importare dagli americani, i quali ci stanno guadagnando l'ira di Dio. Ma ricordiamo, ringraziamo Enrico Letta, novembre 2013, quando era presidente del Consiglio, che ha fatto questo bel lavoro. Va grazie, bene, signor. Intanto grazie a lei, saluti a tutta Besana Brianza. Allora, avrei voluto sentire tutti, però Mirabelli mi sembra che vi abbia chiamato in guardi, causa col PD. Questa è una... Se volete la facciamo questa discussione. Ricordo che prima di Letta ci fu il governo Berlusconi,
ci fu il lettone di Putin, ci fu un legame con la Russia molto forte, molto strutturato. Non è sicuramente facendo appunto la propaganda elettorale che risolviamo la questione. Io credo che questo governo ha fatto un lavoro serio per differenziare gli acquisti anche del gas. Oggi noi possiamo guardare ai prossimi mesi con un po' più di tranquillità perché abbiamo stipulato accordi con l'Azerbaigian, con l'Algeria, con alcuni paesi africani, oltre a porre la questione dei rigassificatori. Quindi io starei su questo. Sui rigassificatori, Monti? Ma io credo che questo, entriamo un po' anche per rispondere alla voce, all'appello degli imprenditori. Io ho parlato di un intervento urgente che è necessario per non far chiudere la serranda a imprese e negozi e non mettere in sofferenza le famiglie. Ma sono d'accordo e noi siamo impegnati anche sulle soluzioni di lungo periodo. Quelle di medio possono essere sicuramente trovare degli strumenti che in qualche maniera evitino una presenza così importante degli aspetti speculativi, che in una situazione normale diciamo non incidono in maniera determinante. In una situazione invece agitata, chiamiamola così, dei mercati, rispetto anche alla guerra in Ucraina, che non è sicuramente il motivo scatenante dell'innalzamento dei prezzi, ma è uno dei driver che ha portato oggi a un impazzimento del mercato. Poi quando interviene la speculazione non si limita all'innalzare i prezzi. Quindi queste sono le soluzioni a medio termine, no? Quindi il cap il limite sul prezzo del gas, probabilmente uno strumento che separi il prezzo del gas, dell'energia elettrica, generata con le rinnovabili. Oggi addirittura chi è attaccato agli impianti di cogenerazione, piuttosto che il riscaldamento che viene fornito attraverso l'utilizzo dei termovalorizzatori, no? Pensiamo ai casi di Brescia, ma ci sono stati casi anche a Milano, in cui vedono comunque la bolletta di riscaldamento raddoppiare o triplicare, perché gli strumenti e le regole di oggi fissano il prezzo attorno a quello che è la quotazione del gas. Ecco, Poi ci restando sono, no, invece, fammi sì. dire, degli strumenti e delle soluzioni anche di lungo periodo. E qui veniamo Velocissimo. all'approvvigionamento. Rigassificatori. Noi Ecco, su dai questo. primi governi Berlusconi siamo a favore dei rigassificatori e abbiamo subito interventi tutte le forze politiche del no che si sono frapposte rispetto già a 15 anni fa all'idea dei rigassificatori. Speriamo che oggi siano superati. Noi parliamo di nucleare perché certo Ti ricordi è cosa giusto avete votato al differenziare, scusa, referendum? è giusto differenziare l'approvvigionamento con Azerbaigian, Algeria, però già elenchiamo il Congo, cioè, però elenchiamo delle situazioni in cui diciamo degli stati che non sono il massimo della tranquillità. Il nucleare civile. E noi crediamo che sia una strada assolutamente necessaria oggi. Siamo l'unico stato al mondo tra quelli più sviluppati che non ha il nucleare Però civile. non ci crede il Posso? PD, vero? E poi No, sui ma guardi, rigassificatori, vogliamo no, sapere sui la vostra posizione. rigassificatori io vorrei ricordare che Lega e Fratelli d'Italia votarono sì non più tardi di 4 anni fa al referendum che voleva bloccare le trivellazioni. I rigassificatori non si fanno con le trivelle, no? No, Do questa notizia, che i rigassificatori non si fanno con le trivelle, no, no, però perché è lì nella c'è coalizione, qualcun però altro anche che è qualcuno. no, c'è qualcun altro che è collegato e non è della sinistra, no? Che è entrato in questa gaffa. I No, no. rigassificatori servono per Sì, acquistare il però gas se dall'estero. decidiamo che il gas serve, probabilmente le trivellazioni sono meglio dei rigassificatori. Da quale punto di vista? È meglio estrarre quello che abbiamo noi, invece Io abbiamo credo che posto vadano dei fatte limiti. entrambi, sinceramente. No, voi Nucleare avete compreso. votato Nucleare sì compreso. al referendum che voleva bloccare le trivellazioni, per cui io smetterei di tirarci Ma io slogan non ho propagandistici. citato il PD.
io ho detto che quando il governo Berlusconi ha deciso i rigassificatori c'erano delle forze politiche del no, ma così come la TAV, la Pedemontana, c'è tutto un mondo del no. E io ho ricordato che c'era chi non più tardi 4 anni fa al referendum. Ma quindi siete a favore o contro i rigassificatori? Noi siamo perché il gas venga estratto e si facciano i rigassificatori previsti in questa fase, tenendo conto che per noi il gas serve ad alimentare la transizione verso le energie rinnovabili. Ecco, dopo la pubblicità parleremo anche di questo, perché si è visto che molti cittadini sono scontenti perché si sono trovati a fare vari cambiamenti alla propria abitazione in termini di transizione ecologica e poi si sono trovati le bollette aumentate il doppio degli altri. Quindi ne parliamo anche con Rocco Bronte tra poco, restate con noi. Ben ritornati in studio con Metropolis, tasse e contanti, le proposte dei partiti. Quindi fronte proprio di questo caro bollette, di questa inflazione e soprattutto della necessità anche dopo la pandemia per i nostri cittadini, i nostri ascoltatori che in questo caso ci stanno anche scrivendo e telefonando, vogliamo capire quali sono le proposte, quindi in questo caso di Lega principalmente e di PD, visto che ne abbiamo due esponenti qua in studio per quanto riguarda questo. Allora, Salvini ha parlato anche di alzare un tetto per i contanti, poi abbiamo qua Bronte che rappresenta anche gli imprenditori, quindi vogliamo capire intanto le modalità che si propongono e poi quanto potrebbe essere utile per voi, non so, per il PD. Ma questo aspetto credo che sia legato alla semplificazione della giungla fiscale che purtroppo cittadini e soprattutto imprenditori vivono oggi. Quindi sappiamo che negli ultimi anni sono stati decisi una serie di provvedimenti per limitare l'uso del contante con l'obiettivo limitare l'evasione, però noi crediamo che da questo punto di vista si sia resa la vita impossibile a molti cittadini, a molti professionisti e a molti imprenditori. Quindi questo tra l'altro è solo questo, però è solo una piccola parte rispetto a quello che è la proposta in tema fiscale del centrodestra e della Lega in particolare, perché è chiaro che il pilastro è quello della flat tax, dell'ampliamento della flat tax di cui già oggi godono milioni di contribuenti, quindi la platea dei liberi professionisti, le partite IVA fino a 65.000 euro di reddito, che noi vogliamo subito in prima battuta aumentare a 100.000. Già lo chiedevamo al governo scorso. Con un principio di progressività che rimarrebbe. Il principio, allora, qui la questione della progressività che è stata fatta chiarezza anche da qualche illustre professore, no? Come Boeri, rispetto a questo spauracchio che si alzava dicendo no, ma non è progressiva, come se la Costituzione imponesse che tutte le tasse vigenti in Italia dovessero essere progressive. L'articolo 53 in particolare. Ma non dice che tutte le tasse devono essere progressive, altrimenti faccio un esempio, l'IMU è una tassa che è piatta perché è un'aliquota che vale per tutti e non è progressiva. Dice che il sistema fiscale italiano deve essere improntato ai principi di progressività, che vengono attuati nel caso della flat tax attraverso il sistema di detrazioni. Questo fortunatamente l'ha certificato anche Boeri, che è uno dei guru della sinistra, quindi quella polemica è uscita di scena della campagna elettorale. Qui però si tratta di due binari. Uno dei binari, ripeto, è quello della semplificazione. Sì. E l'altro è quello sicuramente di tentare di abbassare la pressione fiscale soprattutto a chi merita, la rottamazione delle cartelle esattoriali. Ma quello credo che sia un provvedimento di buon senso, mi spiace che il PD non sia d'accordo su questo. Il saldo e stralcio, per esempio, oggi dopo 2 anni e mezzo di pandemia significa andare a dire a un imprenditore che non ce l'ha fatta a pagare le tasse semplicemente perché non poteva, nemmeno lo Stato non gli aveva fatto aprire il negozio perché c'è stato il lockdown, tutti i provvedimenti. È evidente che a questo andargli a dire lo Stato ha capito la tua situazione, tu dammi semplicemente le tasse che mi dovevi, evitiamo di chiederti le sanzioni, credo che questa sia una proposta di assoluto buon senso. Cosa facciamo fallire questi imprenditori? Ti piacerebbe, Bronte, che alle tue associazioni, i tuoi imprenditori, come vedrebbero questa cosa?
Guarda, non ho sentito l'ultima parte perché è andata via la comunicazione. Allora, di fatto rottamare le cartelle esattoriali, alzare il limite dei contanti e la flat tax in generale per partite IVA e tutta la questione fiscale proposta dalla Lega in questo caso. Poi sentiamo il PD. Allora, io non voglio prendere nessuna parte politica perché siamo in campagna elettorale e come associazione di imprenditori non... Milano non ci schieriamo con nessuno. No, vogliamo però sapere le esigenze. Ciò che invito a fare è, le esigenze sono di lasciare libertà agli imprenditori, di abbassare le tasse e di fare in modo che ci siano, che ci sia la possibilità di guadagnare soldi per poterli rimettere sul mercato. Bisogna guardare ai paesi virtuosi, a quello che fanno, prendere il meglio che c'è dagli altri e copiarlo, ok? Mettersi insieme per dare fiducia, perché non tutti gli imprenditori sono ladri. Secondo me non è togliendo il contante che si abbassa l'evasione, ma ecco, è rendendo Mirabelli, la vita... ci scrivono anche da casa, e Glorietta scrive: io voglio essere libera di pagare come mi pare, voglio la mia libertà. Ma io penso che bisogna partire, sono d'accordo, non è un problema che riguarda gli imprenditori, o... però siamo un paese che ha un tasso di evasione fiscale enorme, che quei soldi potrebbero essere utili per abbassare le tasse a tutti e per finanziare i servizi, perché poi ricordiamoci di questo. Ma io sul tetto dei contanti difendo la scelta dei 1.000 euro, perché io credo che usare i pagamenti tracciabili sia utile per fare la battaglia contro l'evasione fiscale, sia utile perché... sarà poco liberale, ma la tracciabilità della provenienza dei capitali è un tema fondamentale se si vogliono combattere le mafie, la corruzione o altro. Lei poi è nella commissione, giusto? Sì, da esatto. Senatore, io difendo quella cosa e penso che la flat tax, se posso... Io non ho capito bene qual è la proposta del centrodestra, ho sentito diverse versioni. Però tassa piatta vuol dire che la percentuale che si paga rispetto a ciò che si guadagna è uguale per tutti. Chiunque capisce che questo significa fare un regalo a chi guadagna di più. Perché se io pago la stessa percentuale di chi guadagna di meno, contribuisco meno al... contribuisco meno di quello di più che dovrei o potrei contribuire. No, sì. Ma no, perché 15% se oggi... su un milione di più di un 15% su mille, contribuisco sì, di più. Ma se oggi noi diciamo che il 15% lo pagano i più poveri, la tassa piatta fa risparmiare i più ricchi. Noi abbiamo bisogno di finanziare i servizi che poi tutti vogliamo far finanziare. Allora io ho per messaggi noi... e chiamate, adesso sentiamo un telespettatore che siamo proprio in chiusura, velocissimo, per favore, buongiorno, buon pomeriggio ormai. Ecco, abbassate il volume del televisore così vi sentiamo soltanto dall'apparecchio che siamo proprio in chiusura. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Siccome siamo in, non so se posso parlare, che siamo in fase di votazioni, posso? Sì, velocissimo, un secondo per parlare perché siamo quasi in chiusura. Ad andare a votare, non dobbiamo aver vergogna, perché
devono aver vergogna certi parlamentari che sono al governo, sono indagati, eppure hanno 48 milioni di debito da dare al governo, alla gente. Va bene, chiaro, chiaro, grazie mille per la telefonata. Si devono vergognare, Monti? Ma non lo so, io credo che siamo in democrazia, abbiamo la possibilità di andare a votare come cittadini, è uno dei pochi strumenti diretti che abbiamo per far valere la nostra opinione, sarebbe, e per essere protagonisti della politica. Secondo me sarebbe veramente idiota non andare a votare. Guardate, lo dico in maniera molto diretta, se uno non va a votare non fa un piacere, o è un dispetto ai politici, ma gli fa un piacere, quindi non è che non andare a votare avrà meno senatori o meno parlamentari. Rocco, quindi... Bronte, intanto che ci salutiamo, chiedo, andrà a votare, visto che non si può esprimere politicamente, però perché c'è l'associazione, però il voto c'è, e come? Assolutamente sì, è l'unico modo per far cambiare le cose, è decidere come vuoi che cambino, quindi usate lo strumento del voto per dire la vostra, quindi andate tutti a votare. Intanto grazie a Rocco Bronte, vicepresidente Associazione Imprenditori Nord Milano, per essere stato con noi. Purtroppo dobbiamo chiudere, il tempo è stato poco, le idee, le proposte tante, quindi da senatore in carica e in bocca al lupo in questo caso per grazie, le elezioni grazie. A Franco Mirabelli del PD, candidato appunto al Senato, e Andrea Monti della Lega, consigliere regionale. Grazie, buona giornata a tutti. È stato un piacere, io vi ricordo Pronto Telenova alle 18, c'è il medico che vi risponde, oggi sarà il prof Pierangelo Clerici, microbiologo, con il nostro Alberto Carreras. Noi ci rivediamo domani e un buon proseguimento qui su Telenova.